Picciotti, ma che cosa vi ho fatto? Tieni, pezzo di merda. La puntata di questa sera di Calabria dell'altro mondo è dedicata a Rosario Livatino, un nome che è particolarmente importante nella storia della Sicilia, ma nella storia del nostro paese. Rosario Livatino è il giudice proclamato beato, assassinato da quattro sicari il 21 settembre del 1990 lungo la strada provinciale che collega Canicattì ad Agrigento. È una figura straordinaria per molte ragioni, intanto per le capacità investigative che ha dimostrato, per i valori saldissimi e poi soprattutto per una intensa fede praticata e vissuta. E proprio questa fede ha consentito la beatificazione di Rosario Livatino. Molti, troppi magistrati sono stati uccisi dalla criminalità organizzata, ma nel caso di Livatino la proclamazione a beato è motivata proprio da questo, dal fatto che quell'uccisione è stata compiuta in odio alla fede che Livatino non solo sentiva, ma soprattutto praticava, una fede che rendeva sostanzialmente impossibile condizionarlo, rendeva impossibile piegarlo o anche semplicemente avvicinarlo. Rosario Livatino, lo ricordiamo, fu ucciso da quattro sicari sulla base di una grandissima bugia. Il mandante sostanzialmente convinse i sicari che Livatino era un giudice che favoriva un'altra stidda, un'altra consorteria criminale. I momenti dell'omicidio sono particolarmente emblematici e li racconteremo durante questa puntata di Calabria dell'altro mondo. Parliamo di Rosario Livatino, di questa pagina della storia della nostra Repubblica, perché proprio in questi giorni all'Università Magna Grecia di Catanzaro c'è una mostra che è molto significativa. La mostra si chiama Sub Tutela Dei. STD è infatti l'acronimo che Livatino segnava sulle sue agende, sotto la tutela di Dio. Noi ringraziamo di cuore Roberta Masotto, che è la curatrice di questa mostra, lo ricordiamo, promossa dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, una mostra che racconta una figura straordinaria e ci dà molti messaggi. Vediamo. È una famiglia, la sua, che ha la giustizia e la fede come due capisaldi. Il nonno era stato sindaco di Canicattì ed si era dovuto dimettere per l'avvento del fascismo. Era un antifascista e aveva un grande senso di giustizia. E Rosario Livatino fin da piccolo sente i racconti del nonno che erano sulla difesa dei deboli, sul senso di giustizia e cresce con questi racconti. D'altro lato, anche il padre era laureato in giurisprudenza, quindi abbiamo sempre qui legge e giustizia, e i genitori persone di grandissima fede, quindi cresce in questo contesto di giustizia e di fede che prosegue al liceo Ugo Foscolo di Canicattì, dove incontra la professoressa Ida Abate, un'altra figura importante nella sua vita, che era non soltanto una fine latinista e grecista, ma era anche una persona di grande fede. Poi un'altra figura di riferimento importante è il professor Pingitore, che era il professore di filosofia. E qui vediamo anche come Rosario Livatino avesse una mente molto aperta, perché il professore era assolutamente ateo, però apprezza tantissimo questo studente per la sua capacità di ragionamento. E Rosario Livatino apprezza questo professore perché insegna a ragionare. Accade addirittura che qualche volta il professore di filosofia faccia studiare a Rosario la lezione e faccia far lezione ai compagni a Rosario Livatino. Tanta era la stima per questo ragazzo. Quindi vediamo come fosse appassionato di filosofia e avesse una mente totalmente aperta.
Poi abbiamo il contesto della parrocchia, dell'Azione Cattolica, in cui si respirava l'aria di rinnovamento che derivava dal Concilio Vaticano II, che si era da poco tempo concluso. Quindi questo è il contesto, diciamo, in cui lui si è formato. Intanto il figlio più, forse, non vorrei dire più affettuoso al mondo, ma forse sì, dai, per certi versi, perché lui veramente aveva una venerazione per i suoi genitori, ma per la famiglia tutta, non scordava compleanni, non scordava i momenti importanti di una persona della famiglia, fossi io o qualcun altro. Ma ovviamente era tutto dedito all'accudimento dei suoi genitori, un accudimento che partiva dall'obbedienza, bisogna stare attenti, e per obbedienza non intendo come può essere obbediente un bambino, ovviamente, ma come colui che obbedisce agli insegnamenti che i genitori gli hanno dato e che li porta dentro e che li porta con sé sempre, in ogni istante. Il contesto criminale era un contesto molto difficile. Diciamo che lui ha proprio come vicini di casa i boss mafiosi. Addirittura nel suo stesso palazzo c'era un boss mafioso che aveva un ingresso comune con la famiglia Livatino, lo fa addirittura murare e si fa aprire l'ingresso su un'altra via per non incrociare Rosario Livatino. Talmente dava fastidio alla mafia. Un altro su cui egli ha indagato, Antonio Ferro, e che ha messo sotto processo, abitava a pochi passi da lui. Quindi contesto difficile, lui usciva di casa e vedeva le persone su cui era chiamato a indagare. Siamo poi nell'ambito di una grande lotta all'interno della mafia in quegli anni. Abbiamo la mafia, diciamo, tradizionale palermitana in lotta con la mafia corleonese. Alla fine prevalgono i corleonesi e c'è una rivolta sanguinaria nei confronti dei palermitani, per cui un contesto molto difficile in cui lui riesce a lavorare comunque in maniera sempre ineccepibile, con grande passione e con grande intelligenza. Ma molto dolce, molto anche spiritoso, allegro, amante di film e di texto. Questa roba era poi il motivo, anche come possiamo dire, di confronto con me, che ero più piccolo, con mio padre, anche lui appassionato di film western e di Tex. Era un uomo di una dolcezza, di una tenerezza infinita. È una storia di cui occorre tenere memoria. Rosario Livatino è un modello, è un esempio da seguire non solo e non tanto per quanto riguarda la sua vita professionale, la sua attività di magistrato integerrimo, irreprensibile, inavvicinabile, ma anche la sua storia di uomo e di uomo di fede. Egli fu portatore di un'idea di giustizia più elevata rispetto a quella che è la comune accezione. Non a caso lui sollecitava tutti a sentirsi operatori di giustizia e non operatori di diritto, perché aveva maturato il convincimento che fede e giustizia camminassero insieme, che quei valori, quei principi morali a cui diciamo di ispirarci e che diciamo di perseguire dovevano costituire il substrato su cui poi innestare quella che era la propria attività professionale. Ed è questa l'eredità che ci lascia, l'eredità di una necessaria testimonianza silenziosa, una testimonianza fatta di impegno civile e sociale, una testimonianza di impegno anche nella propria vita e attività professionale, ispirata sempre a quei principi etici e quei valori morali che devono segnare la vita di un uomo. Ed è proprio per queste ragioni che in una società di indifferenti seguire questo modello marca sicuramente la differenza. Rosario Livatino non fa sconti dal punto di vista della pena. Dobbiamo distinguere il fatto che lui giudica il reato, non giudica la persona. Quindi diciamo che applica il detto evangelico nel non giudicare perfettamente, nel senso che non giudica mai la persona
e la sua opera come persona, ma giudica il reato che la persona ha commesso. Su questo non fa sconti, però rispetta sempre la persona nella sua dignità e crede profondamente nella possibilità rieducativa che c'è nella pena. Quindi la pena deve essere comminata e deve essere la più giusta possibile. Il reo deve poter riflettere nel momento in cui viene sottoposto alla pena, gli si dà questa possibilità di revisione, per cui la pena ha questa funzione rieducativa, per cui lui crede profondamente nella possibilità dell'uomo di cambiare, di risollevarsi. La via dritta, immediata, senza dubbi, fu quella della magistratura. Era la soluzione immediata per cercare di dare aiuto alla collettività per la ricerca del bene comune. Ecco, sempre sotto lo sguardo, sempre sotto la tutela di Dio, l'essere stato magistrato è stata una missione. Non c'è nulla di autoplauso, di autoconsiderazione. Sono arrivato al sogno? No. Si entra nel concetto di dovere, non di potere. Aveva una visione sacrale della sua funzione, ma aveva anche una funzione sacrale dell'avvocato, della funzione dell'avvocato, come portatore di interesse del cliente, ma soprattutto come garante della legalità. E invece questi apprezzavano di Livatino l'estremo rispetto, il profondo rispetto che aveva nei confronti degli avvocati difensori, quindi per la loro professione, per il loro ruolo. E poi il fatto che molto spesso si dimostrava favorevole molto più dello stesso avvocato difensore. Per lui gli avvocati, ecco questa la grande novità che portò allora in Procura della Repubblica, erano tutti uguali, da me procuratore legale all'avvocato principe del foro. Beh, fin dall'inizio Rosario dimostrò di avere un bagaglio culturale notevole. Non ci faceva mai pesare la sua posizione, la sua preparazione. La presenza di Rosario Livatino in collegio era davvero molto importante, non solo per la sua profonda conoscenza delle norme di diritto, ma anche per la sua profonda conoscenza delle dinamiche dell'Associazione per Delinquere di Stampo Mafioso, nello studio minuzioso dei fascicoli, che ogni singolo fascicolo tratta la storia e la vita di una persona. Rosario Livatino, quanto si rendeva conto che aveva visto diversamente da come poi il processo lungo la strada si svolgeva, capiva che non era così. Rosario faceva macchina indietro. Era avvenuto il sequestro di un bambino, figlio di un noto imprenditore. Rosario ebbe in mano il processo, il fascicolo. Lui non era convinto della responsabilità di queste due persone. Ci chiama, ci ho necessità di sentire i vostri clienti che erano stati raggiunti da ordine di cattura e andiamo in carcere. Alla fine mi finirono i fogli. Dico, scusi procuratore, può darmi un foglio bianco? Scherzando, perché aveva la capacità dell'autoironia, dell'ironia, della battuta. Tieni, peculato per malversazione, perché c'era scritto Procura della Repubblica. Siamo stati fino a tarda notte, ma l'indomani mattina entrambi furono scarcerati. Dico, questo è l'onestà intellettuale del magistrato, che ha il dubbio e se lo vuole chiarire in maniera funditus. Era un collega così preparato ed attento che tutti noi ci rivolgevamo a Rosario anche per avere dei consigli sull'approccio ai singoli procedimenti. Lui nell'ambito lavorativo era coraggioso, se parliamo delle etimologie di questo termine,
agire col cuore. Rosario, proprio per la sua profonda fede, giunse al punto di rendere giustizia con profonda umanità e con proprio questa sensibilità nei confronti dell'altro, proprio il volto dell'altro. Riesce a coniugare l'applicazione fredda della legge con la misericordia. Al contrario, quando lui deve comminare una pena, soffre, lui è cosciente di questo. La persona che ho di fronte non ha nulla di meno rispetto a me. Unico, il presentarsi alla casa circondariale il 15 agosto per esibire un, credo si chiami, un mandato di scarcerazione, lasciando nello stupore gli agenti di polizia penitenziaria. Non c'è atto della sua giurisdizione che non sia ispirato al cristianesimo. In fondo quello che era abbastanza evidente per noi è che ci fosse un supplemento d'animo nella gestione della magistratura che non era normale, ma che dava una forza esplosiva alla sua attività. E lui dall'ultimo degli uscieri al delinquente o al capo dell'ufficio erano persone che lui trattava con lo stesso rispetto, con la garanzia di trattare con una persona, non con un individuo. Quando sono ridisceso con il certificato in mano, ho incontrato sul pianerottolo del primo piano Rosario con la toga ed altri. Quando sono arrivato proprio davanti a lui, ho salutato: buongiorno signor giudice. E Rosario mi richiama, mi dice: Peppe, stende la mano e col dito mi dice: torna indietro. Io ritorno indietro: sì, dimmi. Ricordati che io sono sempre Rosario. Lui era uno strenuo difensore del segreto istruttorio, tutto qui. Non amava che venisse sbattuto il mostro in prima pagina per rovinare la gente, la reputazione, la dignità delle persone. Livatino non era ben visto da molti giornalisti in provincia perché non le aiutava a lavorare. Un uomo feriale, ma incisivo. Dalle 8 alle 8 e un quarto, era già al lavoro, scendeva, entrava in chiesa, 5 minuti di concentrazione nella preghiera ed riusciva. Una volta è rimasto chiuso anche lì al tribunale perché si è messo a lavorare, non si è accorto che si era fatto tardi, il messo pensando che tutti fossero usciti, ha chiuso il cancello e ha dovuto chiamare i carabinieri per essere liberato. Era una persona allegra, socievole, prima di Natale ci invitava a cena insieme ai nostri coniugi, proprio per avere un momento anche per scambiarsi gli auguri al di fuori dell'ambiente lavorativo. Lui poi dei suoi lavori, delle sue cose, se ne parlava qui a casa, non ne parlava con nessuno. Cioè. Rosario era una persona che lavorava silenziosamente, non amava lavorare nel clamore della stampa, anzi rifuggiva da tutto questo, rifuggiva da incarichi che potevano dargli notorietà. Mai dato un'intervista sul lavoro. E quando proprio era necessario fare qualche foto, si metteva magari con le mani, oppure al momento buono si scostava, quasi per non comparire. E i giornalisti chiesero di poter fare una foto ricordo di tutti i magistrati che in quel momento erano impegnati nel Palazzo di Giustizia di Agrigento. E lui disse con molta semplicità: no, perché qui siamo qui per rendere giustizia, non siamo qui per parlare o per far parlare di noi. Una volta si trovò a un processetto che era un reato minimo, il falso di una fattura, di una fatturazione. Guardò, la cifra era alta. Chi è colui che è l'emittente della fattura? Era uno che aveva solo un mezzo squassato, già tanto per essere iscritto come imprenditore alla Camera di Commercio. E chi era il destinatario? Il destinatario era un grosso imprenditore della zona di Catania. Cerca e non cerca, scopre pure che questa fattura doveva arrivare da Favara a Catania con un mezzo sicuro. Il mezzo sicuro, niente di meno, era che un elicottero. Che è successo? Dove vanno questi fondi? Sono fondi neri per pratiche di corruzione. Questa inchiesta portò a degli sviluppi enormi che interessarono 3 tribunali. Insomma, Rosario aveva in questo modo uncinato in quegli anni il patto spartitorio fra mafia, politica e imprenditoria, che era solo un'ipotesi.
arriverà poi ben più avanti ad essere coltivato. Fu uno dei primi a fare le indagini in materia ambientale. Era l'epoca nella quale c'era molta tolleranza rispetto ai reati urbanistici, ai reati ambientali, e che venivano considerati comunque degli illeciti di poco conto. E lui amava gli alberi, perché ho visto che c'era questa sua passione per gli alberi, il territorio. E in quel periodo ci sono stati diversi incendi boschivi di natura dolosa. Al che mi ha detto, dice, comandante, dice, ma qua sono diversi questi incendi dolosi, dobbiamo approfondire. Un vero sospetto, perché questo rimboschimento è una truffa. Quindi anziché piantare alberi, piantavano rametti per far comparire che... Poi facevano le foto e prima del collaudo davano fuoco. La città devastata dall'abusivismo edilizio, fu lui a proporre alla giudicante il sequestro preventivo dei beni. E quando leggo il provvedimento scritto da Rosario ho una specie di folgorazione, perché devo dire non avevo mai letto, e credo di non averlo più letto dopo, un provvedimento più bello, più completo di quello, per ricchezza di analisi, ma anche con una competenza non solo logico-giuridica, di ermeneutica, di ricostruzione della fattispecie, ma anche una competenza nel mondo nella disamina economica, perché era appunto un provvedimento che aveva riguardo alle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di alcuni esponenti della STID. Quanti più indizi ha un giudice, tanto più la decisione è una decisione ricca e aderente alla fattispecie, e l'attenzione a tutti gli elementi. C'era la necessità di creare un coordinamento. Guardi, molto prima di Giovanni Falcone, l'omicidio di risposta a questo in una guerra di mafia non veniva collegato, ma aveva ragione, ed era evidente che aveva ragione, solo che lui insisteva e riusciva. Rosario riuscì a far tirare fuori una intercettazione ambientale che alla fine degli anni 60 fu fatto a Montreal, in Canada, dove si riunì la mafia americana ed alcuni esponenti della mafia siciliana. Poté ricostruire una delle prime mappe della gerarchia mafiosa in questo territorio. Quando nell'89 dall'inquirente passa al giudicante, ancora una volta scrive nella sua agendina pendenze zero. Lui ha una grandissima capacità investigativa, ma proprio perché, come dicevo prima, non si accontenta mai della prima impressione. Lui fortemente vuole esaminare tutto ciò che ha davanti in maniera approfondita, perché non gli sfugga nulla, proprio perché è consapevole di essere un essere umano che è soggetto all'errore, quindi cerca il più possibile che nulla gli sfugga, e ha delle grandissime intuizioni. Per esempio, riesce a ricostruire da una semplice fattura falsa un grosso giro di tangenti che coinvolgerà veramente personaggi illustri, e da una piccola fattura falsa emessa da un imprenditore piccolissimo. Lui intuisce che c'è qualcosa al di là di questa fattura falsa, per esempio. Lui è il primo che comprende l'utilità di servirsi delle misure di prevenzione. Molti suoi colleghi le consideravano un ambito di serie B rispetto alle indagini sugli omicidi eccellenti. Lui capisce la potenzialità di questa nuova legge, la legge Rognoni-Latorre, che da poco è entrata in vigore, e persegue i patrimoni dei mafiosi, usa le misure di prevenzione sia personali che reali, e così riesce a sottrarre ossigeno alla mafia, sottraendo il patrimonio della mafia con i sequestri, e blocca i boss mafiosi confinandoli in determinati luoghi. In questa maniera dà molto più fastidio alla mafia che non mettendo in galera i suoi esponenti. Ah!
Picciotti, ma che cosa vi ho fatto? Vieni, pezzo di merda. Il 21 settembre del 1990, lui, come ogni giorno, prende la sua Ford Fiesta color amaranto, si mette nella statale 640 per andare da Canicattì ad Agrigento, dove doveva istruire un processo proprio per misure di prevenzione. E lì la sua auto viene affiancata dall'auto di due sicari, una Fiat Uno che lo tampona lanciandolo verso il guardrail. Lì Rosario Livatino rimane bloccato tra il guardrail e la macchina degli aggressori, sopraggiunge anche una moto. A quel punto lui non è stato ancora colpito, perché è stata colpita l'auto da coloro che erano sulla Fiat Uno, tenta una disperata fuga lungo la scarpata scavalcando il guardrail, però viene inseguito da questi quattro uomini muniti di armi pesanti e viene praticamente crivellato di colpi. E cade a terra, però prima di morire rivolge ai suoi assassini un'ultima frase in cui dice: Picciotti, che cosa vi ho fatto? Cioè, di fronte a coloro che lo stanno uccidendo, non maledice, non impreca, non ha atteggiamenti di aggressione o di odio, ma semplicemente ha questa espressione mite che ricorda il profeta Michea quando dice del Cristo: popolo mio, che male ti ho fatto, nel Venerdì Santo. E Rosario Livatino proprio sembra faccia un ultimo appello all'umanità di quelle persone, che per tutta risposta gli sparano il colpo di grazia. Piero Nava non era scontato che testimoniasse. Ogni volta che c'è la possibilità io lo ringrazio, e dovrebbero ringraziarlo tutti gli italiani, perché il suo sacrificio, è bene ricordarlo, è stato pesante. Lui dal giorno all'altro, ecco, se Rosario è morto fisicamente quel giorno Piero Nava muore civilmente. Il suo nome e cognome non lo diciamo, ma lui come Piero Nava non esiste più. Non sappiamo dov'è, è un uomo ancora nascosto, è un uomo che ha dovuto cambiare vita e che ha passato anni veramente pesantissimi, ma grazie al quale oggi abbiamo una legge sul testimone di giustizia, perché a lui fu applicato, come possiamo dire, il sistema invece del collaboratore di giustizia. La differenza è sostanziale. Piero Ivano Nava è il direttore commerciale di un'azienda che si trova in Sicilia per lavoro, lui è lombardo, e girava appunto fra i clienti della sua azienda. Perché abbiamo parlato di miracolo, fra virgolette? Perché è una serie di circostanze molto particolari che abbiamo in quel contesto. Perché Piero Ivano Nava innanzitutto è una persona che ha una memoria fotografica incredibile e che fissa le persone, il loro abbigliamento, il loro modo di camminare, di muoversi, perché è abituato proprio per il proprio lavoro a dover vedere e individuare la tipologia di persone con cui ha a che fare per vendere al meglio i propri prodotti. Poi è una persona che ha un grande senso civico, una persona che ha una conoscenza di auto e di moto particolare, perché è un appassionato, una persona che si trova a passare lì molto lentamente perché aveva forato una gomma e quindi si trova a passare molto molto lentamente per il luogo. La sua attenzione viene subito richiamata da una moto che lo sorpassa, perché vede che ha la targa con lo scotch viene coperta da un'altra targa, quindi la cosa lo mette subito in allarme. Quando passa vede questa figura che scappa lungo la scarpata, vede l'auto con il cristallo infranto e vede le persone che lo inseguono sparando. Lui non ha dubbi, si reca dal cliente da cui doveva andare e telefona subito alla polizia, e da lì diventerà il testimone del processo Livatino e riuscirà a far catturare quasi subito gli esecutori materiali e poi in seguito i mandanti.
quando giunse la notizia mi sono precipitato sul luogo del delitto, mi tremavo un po' la mano perché sapevo che avrei visto Rosario in quello stato. Grazie all'altissimo senso civico e al coraggio di Piero Nava, al quale non saremo mai abbastanza grati per quello che ha fatto, credo che senza la sua collaborazione non avremmo potuto identificare gli esecutori materiali, anche mandanti. Quando San Giovanni Paolo II a Piano San Gregorio fece quel particolare anatema alla mafia, dopo aver incontrato i genitori. Il primo pezzo del cammino ha sottolineato degli aspetti normali. In seguito alla definizione da parte San Giovanni Paolo II di Rosario Livatino come martire della giustizia e indirettamente della fede, l'allora vescovo Carmelo Ferraro convocò la professoressa Ida Abate e gli diede l'incarico specifico di raccogliere le testimonianze e di farlo attraverso la costituzione di un'associazione. E là viene fuori quella bella sorpresa, nel senso che lui era stato sempre definito martire della giustizia, ma qua lo accomuna a tanti altri giudici. Ma come mai per Livatino un procedimento per un'eventuale beatificazione? Se il processo è super martirio, cioè sul martirio appunto, allora deve in qualche modo dar la prova che questo martirio sia avvenuto in odium fidei. In quegli interrogatori venne fuori che lui fu martire per la fede nel servizio alla giustizia. Ma di miracolo addirittura adesso ce ne sono ben due di presunti. Il primo miracolo risale addirittura agli anni 90. Si tratta di una guarigione dal linfoma di Hodgkin. La maggior parte degli esecutori materiali dell'omicidio si è proprio convertita, ha fatto un percorso di revisione in carcere, si è pentita realmente di quello che ha fatto e adesso prega Rosario Livatino e diffonde la sua figura. Alcuni degli esecutori materiali hanno proprio chiesto di essere sentiti nel processo di beatificazione per poter dare il loro contributo perché fosse beatificato Rosario Livatino. Cosa direbbe oggi i suoi genitori se fossero ancora in vita? Portando scusa immediatamente, perdono immediatamente, essere corte. Allontanarsi immediatamente, di studiare con i libri a scuola, di rispettare i propri genitori, di essere presente a casa, se si fanno fidanzate, rispettare la fidanzata, di non fare la doppia vita, come si dice, come l'avevo fatto io. Non si può gestire né una né l'altra. Fatto una famiglia, pensare al lavoro. E lui è stato beatificato, al di là qua dei miracoli che sono ancora in esame a quello che so io, è stato beatificato perché è martire della giustizia. Lui è stato ucciso per la sua fede. E con la dicitura latina in odium fidei. E questo è molto importante perché al di là dei miracoli e di quant'altro, qua vuol dire che Rosario ha testimoniato la sua fedeltà allo Stato e la sua fedeltà a Dio fino alla fine, fino all'espiazione del sangue. Che non c'è testimonianza più forte, più vera, più totale, ecco, di dare la propria vita fisicamente per questi non ideali, ma questa fede, nel vero senso del termine, la fede verso lo Stato e la fede verso Dio. Rosario Livatino è salito agli altari come martire per la fede nel servizio alla giustizia, perché si è visto che è proprio la sua fede che ha cagionato il suo martirio. Perché questo? Perché i mafiosi odiavano Rosario Livatino proprio per la fede che egli esprimeva, perché questa fede faceva sì che egli fosse inavvicinabile, incorruttibile, perché si riteneva soggetto a Dio soltanto e non a poteri umani e quindi la mafia non riusciva ad avvicinarlo. Quindi l'unico modo per eliminare il cristiano era eliminare la persona fisica di Rosario Livatino, perché mai avrebbero potuto piegarlo. Ma il primo miracolo io non la scriverei tanto alla presenza del testimone, che pure da noi in Calabria, in Sicilia è merce rara, quanto a quello che è successo dopo l'agguato. Lei ricorderà sicuramente che le ultime parole
di Rosario Livatino a Paolo Amico e Domenico Pace, che lo avevano inseguito nel vallone del viadotto lungo la Canicattia Agrigento, furono picciotti che vi ho fatto. Picciotti, che cosa vi ho fatto? Beh, io faccio un parallelismo anche con quelle che sono state le ultime parole di Don Pino Puglisi, quando, fermato da Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza, si girò sorridendo e disse: me l'aspettavo. Beh, il primo miracolo nell'uno e nell'altro caso è stato sicuramente il pentimento e la collaborazione con la giustizia, sia degli assassini di Rosario Livatino, sia degli assassini di Don Pino Puglisi. E quanto sia difficile operare anche in queste nostre terre del sud è dato da una vicenda particolare che racconta la vecchia in un suo libro su Rosario Livatino, allora quando un professore e un preside in piazza attendono l'arrivo del feretro e molte persone si lamentavano e mormoravano, lamentandosi, del fatto che la città fosse rimasta bloccata per la morte poi sostanzialmente di un qualcuno che forse era ritenuto scomodo. E racconta il professore che il preside con un filo di voce disse: hanno ucciso Gesù Bambino, proprio per rimarcare quell'aspetto quasi superiore, quasi ideale, che la figura di Livatino aveva incarnato. Rosario Livatino, che non appartiene soltanto a Canicattì, ad Agrigento, alla Sicilia, ma è patrimonio dell'umanità, anzi, per dirla meglio, come ha scritto un collega, è patrimonio di tutte quelle persone in tutti quei posti dove alcuno crede ancora che sacrificare la propria vita per la giustizia sia importante. Rosario Livatino non voleva mai essere sotto i riflettori, non ha mai accettato un'intervista, non ha mai rilasciato interviste scritte, non si è mai fatto fotografare e riprendere per ragioni del suo servizio, perché riteneva che il suo lavoro fosse rendere giustizia, non far vedere sé. La cosa importante era il suo lavoro. E riteneva proprio che fosse importante non rilasciare dichiarazioni, perché intanto era uno strenuo difensore del segreto istruttorio, perché riteneva che comunque la persona, anche se colpevole, avesse diritto al rispetto fino a che non ci fosse stata una sentenza. E quindi i giornali non avevano nessun tipo di dichiarazione da parte sua sulle indagini che gli andava compiendo. Il magistrato, oltre ad accompagnarsi a quella che è una conoscenza professionale di alto livello, una capacità tecnica necessaria allo svolgimento della professione, deve essere accompagnato anche ad alcuni requisiti, tra virgolette, non scritti, da quelle che io non esito a chiamare delle vere e proprie virtù, che sono la sobrietà, l'equilibrio, l'umiltà, è una profonda umanità che deve contrassegnare il suo agire. Noi ci occupiamo di persone, non ci occupiamo di fascicoli e di numeri. Poi, dal punto di vista dei rapporti con la politica, Rosario Livatino aveva delle idee ben precise. Riteneva che il magistrato che fosse sceso in campo in politica non avesse poi dovuto più riprendere il ruolo di magistrato, perché riteneva che, per quanto fosse una persona degnissima e fosse in sé indipendente dalle relazioni che aveva avuto come politica, però diceva che la gente difficilmente avrebbe potuto vederlo come indipendente, essendo stato legato ad un partito politico. E lui era profondamente convinto che il giudice dovesse non solo essere indipendente, ma anche apparire tale per avere la fiducia delle persone che erano nelle sue mani. È cambiato tantissimo dal punto di vista investigativo e processuale, perché alla fine del 1991, prendendo spunto da quello che era l'insegnamento di Rocco Chinnici, di Giovanni Falcone e poi di tutto il pool dell'ufficio istruzione di Palermo, il legislatore acquisisce l'importanza di un nuovo modo di fare indagini nei confronti della mafia e di quanto sia importante
la necessaria circolarità delle informazioni e che ad occuparsi di fatti di mafia sia un gruppo di persone specializzate. Nascono le direzioni distrettuali antimafia coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia, si cristallizza in una legge quella che era stata l'esperienza appunto del maxi processo di Palermo, e cambia il modo di fare le indagini e cambia il modo di fare i processi. Io dico sempre, con riferimento alla Calabria in modo particolare, andate a verificare i certificati penali di tutti i grossi capi mafia calabresi dei locali di 'Ndrangheta. Prima del 90 recavano la dicitura nulla, dopo il 90 sono finiti quasi tutti all'ergastolo. Ecco, è stato un modo di razionalizzare e anche un modo di migliorare quella che è la risposta giudiziaria nel sistema di contrasto alle lotte alla mafia. E questa è una prima rivoluzione. Intanto mi lasci dire che il termine ragazzino è totalmente inadeguato. Rosario Livatino, quando è stato ucciso, aveva 38 anni, era un professionista di altissimo livello, tant'è che i colleghi magistrati spesso ricorrevano al suo consiglio per cause particolarmente complicate, quindi ragazzino proprio non era. Perché è nato questo? È nata da un'espressione molto infelice dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che all'indomani dell'omicidio di Livatino disse una frase un po' generica, in realtà, in cui diceva: non possiamo, una cosa simile, non possiamo mettere in mano le cose a questi giudici ragazzini. E tutti intesero che si riferisse a Rosario Livatino. Poi lui disse che non intendeva riferirsi a Rosario Livatino. Fatto sta che è rimasta questa nomea di giudice ragazzino, che però è totalmente inadeguata. Era una vita che meritava di essere vissuta, ma io leggo nel progetto di Dio una cosa in più. Ecco, per essere evangelici, se il chicco di grano non muore, non può dar frutto. I ragazzini di oggi racconta molte cose. Racconta come ogni istante della vita sia prezioso e non si debba sprecare il proprio tempo. Racconta come si debba essere sempre in ogni cosa che si fa attenti e farla con passione, con dedizione, sia una cosa piccola che una cosa grande. Insegna a vivere per un ideale ai ragazzi, fino all'estremo gesto,